Quaresima, lei sta lavorando ad un progetto di legge regionale per incentivare il turismo per le aree interne, dunque per non far sì che i turisti si fermino soltanto sulla costa. Sì, è una mia idea che voglio portare avanti. Ho iniziato a studiare questo progetto di legge anche insieme ad altri colleghi consiglieri. In sintesi va a incentivare i tanti turisti che affollano come in questi giorni la costa abruzzese e a fargli visitare anche le nostre bellezze dell'entroterra, anche in considerazione della breve distanza che abbiamo dal nostro mare verso le colline e verso la montagna. Quindi sono convinto che il turista adesso è molto più esigente rispetto a prima, non si accontenta solo del mare. O meglio, si accontenta del mare fino a una certa ora, poi invece se uno gli propone qualcosa di diverso, puntando sull'enogastronomia, sulla cultura e sulle bellezze che abbiamo nell'entroterra, i nostri bellissimi borghi, le nostre località di montagna come Patritivo, secondo me aumentiamo un'offerta importante e possiamo battere la concorrenza di tante altre regioni che non hanno queste potenzialità. Quali sarebbero gli aspetti salienti di questo progetto di legge? Ma io ripeto, adesso sto vedendo, bisogna vedere anche il bilancio abruzzese della regione, noi ci siamo insediati da qualche mese, quindi dobbiamo un attimino fare il punto, però ad esempio ripristinare i pullman che una volta c'erano, che la provincia di Teramo insieme alla regione metteva a disposizione tanti turisti per venire a visitare Teramo, ma tutti i borghi vicini, Camplici, Vitella, Atri, ma tutti i bellissimi paesi che abbiamo e anche Patritivo, agevolando appunto queste escursioni nell'entroterra, ma anche il turismo religioso. Abbiamo un po' di tutto, i prodotti tipici come dicevo, e sono convinto che riusciamo a dare un'offerta maggiore e aumentare i flussi turistici che porteranno sicuramente un indotto economico a tutte le attività imprenditoriali.